Cos'è il genio? Nel film Amici miei c'è una bella definizione. È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione. Non ritengo di essere un genio, ma ho delle intuizioni geniali, come a Sanremo nel 2018. In tanti che l'hanno visto e non lo trovano più, e tantissimi che non l'hanno visto, alcuni ne hanno sentito parlare, mi hanno chiesto di ripubblicare il video di quando, a Sanremo 2018, mi hanno scambiato per Ron. Festa di Radio Italia, Hotel Londra. C'è solo un giornalista che ha le telecamere, deduco che sia un giornalista importante, se è accreditato. Bene, questo giornalista viene da me e mi dice: Ron, vorrei farti un'intervista. Allora, nella vita sono stato chiamato in tante maniere, di tutto. Addirittura una volta a Brescello, il paese di Don Camillo, dovevo andare a una conferenza stampa per un po' di musica, non c'era il navigatore, allora ho chiesto a un passante, ho passato il finestrino, dico: scusi, dov'è l'hotel? E lui mi guarda e fa: non gli veniva. E io, e lui, alla fine ha detto: Rod Stewart. E io ho detto: bravo, ci hai preso, ma adesso mi dici dove è l'hotel. Avrei voluto seguirlo per andare al bar e vedere quando lui arrivava e diceva che ha visto Rod Stewart a Brescello, ma vabbè. Comunque questo si avvicina e dice: Ron, posso farti un'intervista, ma non sul Festival di Sanremo, sulla tua carriera. Bene, meno male, perché a Sanremo tutti chiedono chi vince quest'anno, cosa che cui non me ne frega niente. Allora ci sediamo, accendo la telecamera, pronto, ok, vai, bene. Esordisce così: abbiamo qui Ron, Rosalino Cellamare. Cazzo, capisco che lui mi ha scambiato davvero per Ron. A questo punto, ecco, l'intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione. Prendo il telefonino e documento. Accendo e lui dice: come mai? Dico: voglio documentare anch'io questa intervista. Lui tutto inorgoglito perché voleva documentare io l'intervista che mi stava facendo. Rispondo per tutta la l'intervista come Ron, come se io fossi Ron. Guardatela. Anch'io questa intervista. È un piccolo selfie insieme. Esatto, però. Esatto. Sì. Sta chiedendo a Ron la sua carriera. E a Sanremo ho vinto un festival e è bello tornare con una canzone di Lucio Dalla, perché il rapporto artistico che abbiamo avuto è sempre stato molto importante. Lui ha scritto per me Il gigante e la bambina e poi dopo ha fatto, io però gli ho regalato Attenti al lupo, che è mia, insieme abbiamo fatto Piazza Grande. Sì. In realtà io non la volevo cantare Attenti al lupo, però lui è venuto a casa mia. Io ho scritto questa canzone pensando a una ragazzina, a mia nonna, perché aveva la casa con le finestrine piccole. Allora c'è una casetta piccola così. E quindi per me è stato bello che lui l'abbia preso. Lui è venuto a casa mia e mi ha detto, dice, gli ho fatto ascoltare il disco e poi quando è partita Attento al lupo io gli ho detto: no, questa no, questa non la canto, allora non la sa stare. Lui dice: cosa fai, non la canti questa? Dico: no. E allora lui mi ha detto: canto io. E io ho detto: ma davvero vuoi questa canzone? Lui: sì. Dice: vendiamo 1 milione di copie. Sì, anche perché era un po' strana per quello che era Dalla. Sì, esatto, e ha venduto 1,5 milioni di copie, sì. Quindi è stato bello. Senti, per te, ritornando al titolo della tua famosa canzone, no? Sì. Una città per cantare. E questa è la città per cantare, Sanremo? Beh, Sanremo non è una città per cantare, Sanremo ti serve ad avere tante città per cantare, cioè nel senso che ti fai vedere a Sanremo, lancio, è inevitabile, diventa un lancio, sì. Chiaramente è diventata la città della canzone, anche se oggi è più uno show televisivo, l'anno scorso mi hanno eliminato, quindi è in nome di uno show televisivo hanno eliminato me Albano, hanno eliminato Gigi D'Alessio. Come no? Però insomma quest'anno non c'è l'eliminazione, quindi è buono questo. Poi dopo il fatto di avere una canzone di Lucio, un inedito, è un qualcosa bello. Mi dicono che... No, ma siccome lo dici per la seconda volta, immagino che questo rapporto con Dalla sia veramente forte, no? Beh, sicuramente sì. È stato... ci confrontavamo, diciamo che ogni volta che usciva un disco, come anche quell'anno che lui prese Attenti al lupo, io mi sento... che mi manca qualcosa non potermi confrontare con lui.
Perché tu all'inizio se hai qualche rimpianto, qualche rimorso, adesso probabilmente hai anche dei dolori come la stessa scomparsa di Lucio, ma un rimorso, un rimpianto ce l'hai nella tua carriera? No, io credo che non ci si possa mai voltare indietro, nel senso che qualsiasi decisione che tu abbia fatto, qualsiasi decisione che ho fatto, è una decisione che in quel momento ritenevo giusto avere preso così. Poi se io sono uno molto riservato, vivo a Garlasco, vivo fuori dai luoghi... Milano, Roma, eccetera. Milano, Roma, e quindi sono fuori, sono un attimo fuori, quindi... Però sei una persona vera, una persona sincera che dice sempre la verità. Ma sai, dico la verità, ma ho anche poche occasioni, perché me ne stando me ne defilato, non è che partecipo ai caravanserrai televisivi, alle accozzaglie, a questa televisione urlata, rumorosa, eccetera. Me ne sto fuori, quindi sai, dico quello che penso, nel senso che intanto per cominciare io faccio canzoni e partecipo a... le pubbliche solo quando ne sono convinto, te lo dimostro il fatto che Attenti al Lupo io non la volevo inserire nel disco. Certo, l'hai detto. Senti, ma il fatto che ci sia un cantante in veste di conduttore e direttore artistico quest'anno, come è capitato ai vari Morandi, Dorelli in passato, eccetera, no? Cambia qualcosa per voi cantanti, per voi che siete in gara? No, perché nel momento stesso in cui Baglioni diventa direttore artistico di uno show televisivo. È chiaro che ha una sensibilità di cantante, però c'è anche il fatto, e questo lo dimostra, cioè nel senso che il fatto che non ci siano molti cantanti appena usciti dai talent, che giustamente non possono definirsi big, anche se hanno una fama altissima, non puoi essere un big, lo devi dimostrare Anthe Road, sulla strada, con tante città per cantare alle spalle. E quindi poi però... non è l'unica che hai scritto, dai, che hai cantato, ne hai fatte tantissime. No, quella è la più importante. Ma sì, ma vorrei incontrarti fra 100 anni, sono delle canzoni, ho parlato di reincarnazione, insomma ho fatto delle canzoni, secondo me, chiaro, poi la gente non si ricorda più Padiglio la Ma, col quale ho iniziato, però insomma, però il concetto è un altro, è che Baglioni inevitabilmente non è scevro, cioè è costretto ad avere le pressioni che hanno tutti gli altri, perché uno show televisivo deve fare audience alla fine, quindi anche se prendi delle canzoni valide, però hai bisogno di fare audience, quindi è vero che c'è un cantante che ha giustamente eliminato la gara, perché la gara è un qualcosa, la canzone è emozione, non è competizione. Sì, è capitato anche in altri Sanremo che fosse eliminata la gara, con purtroppo meno risultati di ascolto rispetto invece ai Baudo, ai Conti, eccetera. Sì. Però questo naturalmente è un discorso che facciamo a parte. Senti, c'è una piccola rubrica che ti riguarda, si chiama Ma chi sei veramente? Ora qui scopro chi è il vero Ron. Sì. 3, 2, dimmi quando posso. 3, 2, 1. Ti chiedo da bambino. Aspettami, c'è Vittorio Descalzi, mio amico, dopo vediamo. Sì, facciamo presto. Ma chi sei veramente? Allora, chi è veramente Ron? Rosalino Cernamare. Innanzitutto, ecco, hai detto che sei di Garlasco, giusto? Sì. Sei nato a Garlasco? Sì. Sono rimasto fedele alle radici, al piccolo paese. Non potrei vivere in una metropoli. Ho il mio studio lì e quindi è molto bello. Come hai cominciato il discorso proprio musica? Il discorso anche cantante? Ma sei da piccolo, come tutti. Da piccolo senti che più che andare a giocare a pallone preferisci imbracciare una chitarra, che la magia di scrivere qualcosa su un tappeto musicale e scoprire che è bello, sono tutte cose. Quando nasce una canzone è sempre un miracolo. Io penso che in questo momento ci sia anche chi ovviamente mi sta invidiando, dice ma tu stai intervistando il grande Ron, fai parte della storia della musica italiana. Ti faccio questa domanda, così come è capitato a Baglioni che non aveva certo bisogno di passare alla storia per fare un Sanremo, era già famoso prima, anche Ron è così famoso, ma se ti proponessero un Sanremo, accetteresti? Di condurre? Sì, di essere il direttore artistico. Ma assolutamente no. Perché? Perché il mio ruolo è il cantante. Ma poteva anche essere quello di Baglioni, il cantante. Sì, ma sai, Baglioni ha fatto anche l'organizzatore, non dimentichiamo che ha organizzato Scià. Sì, è vero. E quindi ha fatto delle cose... Io mi limito, io non sarei in grado, anche perché sai, Baglioni quest'anno si è fatto anche dei nemici, tutti quelli che non ha preso Sanremo si fanno nemici, a me non piace farmi dei nemici, non,
Io faccio canzoni, un'altra cosa. Non mi piace entrare nel privato delle persone, sì. Però una domanda devo fartela. A livello di uomo, sì. Ti senti contento della tua vita? Certo. Non come cantante? Te l'ho detto prima, non puoi mai dire se tornassi indietro. No, perché se tu tornassi indietro avresti le stesse condizioni che avevi quando hai preso determinate scelte. Gli affetti più importanti per te? Gli affetti più importanti sono gli amici, la famiglia, ma io sono molto riservato, nel senso che non sono uno, non mi vedi nei giornali dei gossip, non mi vedi nei giornali degli scandali. Cioè io credo che ci sono due modi di fare canzoni. Uno è quello che oggi è proiettato dai talent, dove tutto ciò che fai è sui social, non mi vedi sui social urlare, che da sì, certo. Ci sono, ma mi serve soprattutto per leggere, certo. Più che me ne sto molto, molto riservato. Ci sono stati in passato dei cantanti che hanno utilizzato proprio Sanremo per un lancio, tu invece ci sei tornato spesso, ma voglio ricordare alcuni cantanti che non ci sono mai venuti, come De Gregori, come tanti altri, insomma, che fanno parte. A me, non tanti, c'è Luca Carboni, che è un mio amico. Sì. C'è De Gregori, ma gli altri sono venuti tutti. Sì, sono venuti, anche Dalla è venuto con 4 certo. Marzo 43. Sì, no, poi dicevo, è venuto l'ultima apparizione di Dalla, è stato come direttore d'orchestra, dirigendo l'orchestra, certo. Dove cantava adesso. Ma non hai l'idea che in questi anni, o almeno non gli ultimi, ma in quelli precedenti, ci sia stato un po' di snob nei confronti di questo festival e poi improvvisamente abbia ripreso vigore? Questa è una mia impressione, quasi che mi va. Ma sai, tutto sta riprendendo vigore, nel senso, se tu pensi che adesso pare che Mediaset abbia acquistato il marchio Festival Bar e voglia fare il Festival Bar, tutti credono al miracolo. Cioè, c'è talmente, di tutto ciò che viene creato oggi viene creato e immediatamente distrutto. Quindi tutto ciò che ha una storia improvvisamente diventa importante. Certo. Tu pensa che è stato rivalutato il vinile, ma addirittura le audiocassette. Ma le audiocassette sono anacronistiche, si sentivano già male allora, avevano problemi. Il vinile anche in discoteca adesso. Esatto, il vinile. E quindi questo significa che c'è un è chiaro che il Festival di Sanremo è un marchio. Storico, un marchio che non esiste al mondo, un festival come quello di Sanremo non c'è al mondo, noi lo critichiamo, ma al mondo non c'è. Parliamo della tua canzone e poi chiudiamo. Di che parla questa tua canzone, ripeto, ecco, diciamo pure dedicata a Lucio Dalla, via. Ma no, non è dedicata a Lucio Dalla, nel senso che lui l'ha scritta. Sai, parla. Le canzoni di Lucio sono come degli acquarelli. Pensa che Lucio ha scritto una canzone di protesta che resiste al tempo. Se io fossi un angelo, è violentissima quella canzone, però ancora oggi è attuale, mentre invece le canzoni di protesta, anche quelle più famose, Il mio nome mai più, di Ligabue, Giovanotti e Piero Pelù, è sparita, il cuore di... Ma Dalla ha fatto Pietre Miliari, come L'anno che verrà, sì. Che è rimasta... E allora sono degli acquarelli. Tu credi che avrà successo questa tua canzone? Mi dicono che mi daranno il premio della critica, non lo so, però grazie. Però sicuramente, sai, è una canzone di quelle che manterrò nel mio repertorio, non sono canzoni come quelle che... Alcune canzoni di Sanremo, poi artisti importanti le hanno tolte, sto parlando di Vasco Rossi che Vita Spericolata ce l'ha ancora, però molti le hanno tolte dal loro proprio repertorio. Questa è una canzone che mi piace molto. Come ti faccio leggere da questa... mia cartellina, io sono uno dei giurati, non te l'avevo ancora detto. A questo punto la registrazione del telefonino si interrompe mentre lui mi sta, perché mi è arrivata una telefonata, mentre lui mi stava dicendo che lui era dentro la giuria del festival, quindi mi avrebbe votato, capito? Quindi poi ha ripreso e quindi ecco la seconda parte di questa intervista che mi ha fatto credendo che io fossi Ron Rosalino Cellamare. Questo ultimo round, partiamo con la sigla. Ultimo round con il grande Ron, Rosalino Cellamare. Ron, hai scritto tante canzoni, sì. Beh, ne hai ricordata qualcuna, ma qual è quella che ovviamente porti sempre nel cuore? Una, fai una scelta. È una che non è mia, è Una città per cantare. Tu pensi che La città per cantare è diventato un mio emblema, ma non è mia. E quindi è un testo che ho tradotto. Però è quella che più, vedi, prima ti ho detto che avevo Carlasco, sono riservato, però sono sempre on the road. Me lo fai un piccolo favore? Dimmi, di solito non farmi cantare. No, volevo solo proprio un pezzettino di ritornello. Non farmi cantare. A cappella, come no, si dice? No, ti ringrazio. Vabbè, non farmi. Ma no, è perché, senti... Sì, no, poi tra l'altro devi conservarti. No, ma poi dopo sono uscito, cioè...
da caldo e freddo e quindi... Ma per me già è un onore stare a fianco a te. Ti ringrazio. Ascolta, c'è stato un... Ecco, l'ultimo round si tratta di questo, sì. C'è stato un fatto di cronaca ultimamente che è successo a Macerata, sì, in cui, come tu sai, un bianco ha sparato a dei neri, sì, probabilmente solo perché un nero prima aveva fatto a pezzi una ragazza in chiusa in valigia. Sì. Non so se il collegamento sarà confermato, però, ecco, qual è la tua opinione? Verso che mondo stiamo andando? Beh, un degrado totale in ogni caso, comunque, nel senso che ci stanno abituando alla violenza, ci stanno abituando... Noi mangiamo, mentre mangiamo ingurgitiamo cibo e ingurgitiamo violenza, perché guardiamo il telegiornale dove c'è sempre violenza. Anche quello che sta accadendo ad esempio a Napoli con le baby gang è inevitabile. Fate vedere Gomorra e i ragazzini imitano. Ah, quindi c'è pericolo che venga emulato questo bianco che ha sparato ai neri? Ma tutta la violenza viene emulata, soprattutto da persone che nella vita sono delle nullità e che improvvisamente diventano importanti. Difatti mi dicono i telegiornali che lui è tranquillamente sereno, ha fatto questa roba e agli onori della cronaca. Lui era uno che si era candidato e non aveva avuto nessun voto. Sì, quindi immagina uno che viene, si candida e non ha nessuna preferenza, è una nullità totale. Sì, sì, e oggi è importante. Prostrazione. Bro. Oggi è importante. C'è chi per diventare importante fa anche delle cose di violenza. Ti ringrazio. Questo è il grande Ron, chiudiamo con lui e lo faccio io perché lui non lo fa, io sono stonatissimo. Una città per cantare. Ron, grazie. Ciao, grazie. Sei grande. Ciao, ciao, ciao. Finita l'intervista, è entrato Ron. E io sono andato a lui e ho detto, guarda, è successo questo e questo. E dice, no, non ci posso credere. Gli ho fatto vedere un pezzettino. Dice, ma stai rispondendo come avrei risposto io. Dico, Rosalino, ti conosco da una vita. Abbiamo parlato tante volte, ti ho fatto tante interviste. So come rispondi alle domande. Contemporaneamente... a questo giornalista qualcuno gli dice, ma Ron non lo intervisti? E lui dice, Ron l'ho già fatto, poi quello non è Ron, quello è Ron, e indica me. E questo qui dice, no, quello è Red Ronnie, Ron è quello, al che lui capisce la gaffe e io vado, vieni da me e dice, ma, e io ho acceso di nuovo il telefonino. Adesso è venuto e si è reso conto che non sono Ron. Certo, anche perché l'ho intervistato sul serio, sono il vero. Non ce ne possono essere due, no? Ma poi tu sei Red Ronnie, famosissimo, tra l'altro. È bellissimo. Perdonami. Però il documento è fantastico. Chiedomi il quel documento libero dei Ma tu hai finto bene, eh? Ho finto bene, tu hai fatto il Rosalino vero. E certo, perché io mi sono divertito da matti. Tu mi hai reso felicissimo stasera. Io dico, Ron è cambiato un pochino, Ron. Esatto. Lui mi ha detto, guarda, lui è Ron. Io so, direttamente, poi dopo, adesso finalmente lo riconosco. Chiedo per quello che non volevo cantare, penso a stonare. Che siamo su YouTube? No, 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 li metto io, sì, sì. No, ma evita la sta figuraccia. No, è bellissima. Va bene, è bellissima, ciao. Come disse Fede, che figura di merda. No, è bello. L'intervista del secolo, no? Sì. Rosalino, per quello, facciamo per quello che io ho acceso per un documentario, perché mi stavo divertendo troppo. La rifacciamo. Ma è bello che tu dicevi, sì, sì, Rosalino, prova a cantare. Sei un mito. L'ho cantata io. L'ho cantata io. Red, sei un mito. Sei un mito. È un mito, Rosalino. Eh? L'ho fatto vedere. Dai. Sì, sì, ha detto, fai risposto come avrei risposto io. E dico, certo, sulle cose che mi hai detto all'intervista. Allora sai faccio, ci metto la faccia di Ron e ci metto le domande. Esatto. Sei un mito. Ironia della sorte, il giorno dopo, sono con Pio Amedeo e arriva Ron. E loro, Ron, Red Ron, perché la notizia che mi aveva scambiato per Ron c'era sparsa per tutta Sanremo. No, non c'è una lira dentro, sta con la roulotte. È venuto con la roulotte. Una volta veniva con... Niente, una volta con la Ferrari, con le cose. Adesso... Red Ron! T'hanno già detto che ci abbiamo i ragazzi con questo. Tutto è bene. Ciò che finisce bene è l'ultimo. Chiuda la porta. Dice il saggio. Tutto è bene ciò che finisce bene. E... E l'ultimo. Chiuda la porta.